perché c'è stata una grandissima richiesta di anno in anno sempre maggiore. Quest'anno abbiamo dovuto prolungare addirittura il periodo di apertura del parco, che rimarrà aperto fino al 7 di maggio. Il festival qui a Trento chiude il 4, il parco avrà una coda fino al 7, esattamente come il festival che continua a Bolzano. Quest'anno ci saranno 60 classi con 1300 studenti che tornano di anno in anno sempre più volentieri. Infatti già a settembre, quando noi mandiamo un invito, nell'arco di 2 settimane si esauriscono i posti, perché c'è appunto questa voglia di partecipare al parco che ogni anno propone nuove iniziative e ogni anno si apre sempre più anche al di fuori della città di Trento, proprio in tutta la provincia. Addirittura quest'anno avremo anche delle classi che vengono da fuori provincia, perché hanno la fortuna di essere in gita in questi giorni e chiedono di poter partecipare alle proiezioni, che sarà appunto uno degli aspetti sul quale abbiamo puntato di più quest'anno, e creando una programmazione ad hoc per i ragazzi in collaborazione con la Cineteca di Milano, e per questa programmazione appunto poi è stata creata una guida, in modo che appunto i ragazzi possano fruire in maniera migliore appunto dei film che vedranno al Cinema Modena. E magari di questo faccio parlare Luana, che è con ITAS ovviamente. Subito, così? Sì. Ho sentito che citavate il mio nome prima, ma purtroppo ero al telefono, perché quando il festival parte gli aspetti organizzativi e operativi, soprattutto i primi 2 o 3 giorni, no? È un diesel, io dico sempre, prima che si metta a posto tutto bisogna testare. Sì, sono 10 anni, siamo contenti, anche perché credo che già chi mi ha preceduta ha detto che è stata una scommessa, già ci si credeva. Io ricordo sempre Maurizio Nichetti, no? Come ideatore di questo evento, di questa iniziativa, che ha voluto fortemente, che ha trovato poi da subito dei partner che ci hanno creduto e che continuano a seguire le attività del parco, chiaramente da Vita Trentina, con Diego, che è un po' il nostro punto di riferimento per gli aspetti organizzativi, per la location, ma non solo, ecco. Poi vedo Kesic, il direttore Kesic, quindi con il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, che da subito ha capito, io credo, no, l'importanza dell'iniziativa, il Museo delle Scienze, adesso più noto come Muse, che anche loro sono dei partner storici che da sempre ci hanno seguito, il WWF, che anche loro hanno capito, direi appunto anche qui la valenza, e poi via via, edizione per edizione, si sono affiancati altri enti, altre istituzioni che hanno proposto delle professioni. Da ricordare il nostro Andrea Foches, che anche lui lo vedo in fondo, poi lo chiamiamo, che non solo è presente tutti gli anni con dei laboratori, ma è l'ideatore della mascotte del parco, il famoso Salvanel, che è anche poi il protagonista delle strisce che annualmente vengono proposte. Solo visto che Carmen ha citato, quindi devo chiudere per forza il discorso, che sennò rimane aperto, quest'anno, proprio per il decennale del parco, il festival ha voluto investire in maniera direi molto importante sull'aspetto cinema. Il nostro nasce come festival di cinema, poi è diventata, anche qui uso una frase molto amata da Nichetti, una festa della città, una festa di eventi, una festa per il territorio, però non dimentichiamoci che nasce come festival di cinema. Quindi la volontà è stata quella di riportare i bambini, le classi, i ragazzi al cinema, quindi a riscoprire anche il sapore di che cosa vuol dire vedere il cinema. Noi diciamo il cinema, che è completamente diverso dal DVD che possiamo vedere a casa, magari molto più comodi, ma è veramente un'altra esperienza. E ci siamo affiancati a questo partner molto importante, come diceva già Carmen, la fondazione della Cineteca Italiana, che ha sede a Milano e che da anni ormai
ormai cura questo festival, per Festival di Cinema per Ragazzi, e che quindi ha gli esperti, che come per noi lo fa Sergio Fant per i nostri film, per la nostra programmazione, girano a livello internazionale per cercare il meglio. Noi porteremo il meglio a Trento, le classi a seconda delle fasce d'età, è stato studiato un programma che poi è preparato prima e anche post con questa guida, che non solo descrive quello che i bambini, i ragazzi vanno a vedere, ma soprattutto dà una serie di stimoli successivi anche, e che quindi è un'esperienza che rimane nel tempo. Sono, io dico, dei semi, lo diciamo anche spesso con il presidente De Martini, dei semi che noi lanciamo e speriamo che lanciandone 100, uno o due poi in qualche modo germoglino. Tutto questo, devo dire, è stato anche reso possibile grazie a degli sponsor, a chi ci aiuta in questo momento, bisogna anche dirlo, bisogna ringraziarli, in particolar modo a ITAS Assicurazioni, che è molto sensibile, direi, su questo aspetto del seminare tra i giovani, anche perché ha indetto questo premio letterario che riguarda proprio le scritture dei giovani. Mi fermo. Grazie alla direttrice.